Buonasera a tutti, sono Luigi Onaracus e per video mentre studiando il battle versione Jap con l'asi difficile. Andiamo ad analizzare l'ESA di Gohan Super Saiyan Wint LR. E ragazzi, non è un'analisi facile. Ho sentito che gente, colleghi, l'hanno definito una merda, altri l'hanno elogiato come incredibile. Non sono d'accordo in realtà con nessuno dei due, cioè con nessuno dei due pareri, ma per motivi forse diversi da quelli che immaginate. Per me questa LR a oggi come ESA è invalutabile, ma andiamo con ordine a spiegarvi il perché, e comunque ci proverò comunque a prescindere a dargli perlomeno un'idea di valutazione. Sono passati 4 anni dalla sua uscita. 4 anni. Allora, ad ESA le statistiche sono esattamente come quelle che erano a LR normale, aumenta il super attacco e cambiano leader e passivo, abbiamo 17.200 HP, 18.975 attacco, 10.806 di difesa. Molti lo potranno avere da ability, il che è abbastanza vero per chi shoppa, poi è uscito 2 o 3 volte anche con i summon pack. Quindi non sia mai, io attualmente ce l'ho ad Ability 2, è una di quelle LR che mi ricordo ancora quando mi è uscita, perché mi è uscita alla ricerca di Rosemasu, e leggenda col mio video pool in cui lo trovo e dico, ah ok, quindi se magari non lo avete mai visto andate a vederlo, non ricordo di quando è uscita la leggendaria Summon di Black LR, che lo volevo assolutamente, ho trovato questo Gohan random. Non sono mai stato un suo grande estimatore di Gohan LR Super Saiyan 2. Naturalmente ora migliora, ma c'è tanto da dire, soprattutto collegato all'aggiornamento 4.18 che abbiamo avuto in questi ultimi 2 giorni. La leader skill migliora con 4 ki e sta al 120% a tutti gli int, diventa un'ottima leader skill da Battlefield. Perfetto, la passiva. Offensivamente parlando, il PG è identico alla sua versione non ESA, se non fosse per l'aumento del moltiplicatore special. Questa è stata una cosa che sinceramente ha fatto incazzare tantissimi. Dal mio punto di vista invece ha senso, ma vi voglio spiegare perché. Un ragionamento molto facile, il rumore che si deve mangiare in sottofondo è il ventilatore, perché si muore ragazzi, a Bologna si muore. Perché ha senso? Ragazzi, io vi voglio ricordare una piccola cosa. Abbiamo visto, non troppi mesi fa, Goku Kid GT. Goku Kid GT ad Ability Free, tour fisico, carica 5 milioni. Ora, è vero che da inizio anno abbiamo sto andazzo. O i PG caricano 5 milioni, o vi fanno multipla special da X milioni, o sono Videl che vi caricano 5 milioni con multipla special da X milioni. Però questo è un LR di base, con moltiplicatore dell'R e stats dell'R. Se gli aumentavano l'attacco a orb, se gli davano attacco, ancora sarebbe stato ancora peggio a inizio turno, o se proprio volevamo morirci sopra al lancio della special, fidatevi che diventava esagerato, non diventava più l'alternativa al tech, diventava giocate questo finché il tech non va in ESA tra 20 anni. E ora posso capire che chi ce l'ha ability alta e non ha il tech, non voleva usare il tech, non vuole cercare il tech, ci sia rimasto male perché dice che cavolo, ora devo trovare obbligatoriamente il tech. Snin, non è comunque vero, andremo a vedere il perché. Comunque Dokkan potrebbe starsi evolvendo in un modo che dobbiamo averli entrambi. Ma a breve vi spiegherò anche quest'andazzo, che è un'idea che mi è venuta per un commento nel video di ieri. In cosa lo migliorano allora? Se non l'hanno migliorato offensivamente, lo miglioreranno difensivamente. E là sì, il Gohan di base non ha difesa. Tutti noi abbiamo vissuto l'incubo di portarlo in un qualsiasi evento in cui veniva one-shottato da tutto. Adesso non solo ha 58% di difesa inizio turno, ma ce l'ha anche al lancio della special, che sta solo in un 148%, che con le sue statistiche è ottimale. Anche qua in molti si sono lamentati che non ha aumento con i ki, quindi con le orme un aumento di difesa. Stessa storia, Vegeta GT con l'aumento di difesa diventa un muro impenetrabile.
tutto qua, con statistiche dell'R, che tutti abbiamo in ability, sarebbe stato esagerato. Davvero avremmo avuto i tizi che se lo buildavano in evasione lo portavano come tank, come off tank DPS, perché ragazzi, non è la build ottimale, non è una build che consiglio, ma se sto robo aveva aumento 18% HE difesa per ogni orb, difesa più 58% all'inizio del turno, fidatevi che buildarlo evasione e tenere solo come tank per gli eventi difficili tra evasione e difesa non era l'idea dei pazzi. Era da malati, da gente proprio vuole divertirsi, se ne fotte del meta, ma non era da pazzi. Ora, il PG finisce così. Ha nella 12 e 18 che un aumento della difesa anche, ok, cosa che prima non aveva, prima aveva soltanto un aumento dell'attacco della 18, ora abbiamo anche l'aumento della difesa, va benissimo, ma il PG è finito. Perché la gente si lamenta di questo Gohan? Cos'è che porta le persone a lamentarsi di questo Gohan? Gokuse Broly. Gokuse Broly sono motivazioni per cui lamentarsi di questo Gohan, perché questo Gohan non fa schifo. Io non lo reputo nell'R di merda. Lo reputo nell'R vecchia, molto vecchia, adeguata al meta attuale, ma che non va a rivoluzionarlo per nulla. Cioè, avere questo Gohan adesso così o averlo ieri mi cambia magari un PG che metto nel Battlefield Int. Perché ora è un PG che vale la pena mettere. Mi cambia magari che in alcuni eventi ho potuto giocare il tech con ability 3, giocherò lui con ability 2. Forse in realtà, manco è detto. Però, buona lei. Ma il problema è di Gohan? Cioè, è davvero Gohan essere deludente? Questa analisi sarà anche un debate riguardo una cosa. Ovvero le aspettative dei player e la realtà. Questo Gohan, a mio avviso, in realtà non sarebbe da valutare oggi, sarebbe da valutare appena esce il prossimo, la prossima LR delle prime 5, quindi uno tra Trunks, Rosemasu o Majeta. Perché questo? Allora, proprio presupposto che lamentarsi di Gohan perché Gokuse è barato è da cretini. Sinceramente. Perché Gokusa è un LR di terza generazione, se non addirittura quarta, per sul conto, no, terza generazione, class leader, con la leader skill più forte del gioco, a oggi del team probabilmente più forte del gioco e più completo, a cui hanno dato un'ESA perché sì. Cioè non c'è una motivazione all'ESA di Gokusa, ragazzi, lo sapete anche voi, non c'è una motivazione perché sì, perché è figo avere l'ESA di Gokusa. Quindi quello è sbagliato il suo Gokusa. Aveva quel malus difensivo che lo rendeva equilibrato. Ora l'ha reso barato di suo, lasciatelo perdere. Non usatelo come metodo di paragone a queste LR. A queste LR si usa come metodo di paragone Broly, che è un altro errore. Cioè Broly, ragazzi, era molto più difficile da fare ESA di questo PG. Perché Broly aveva malus alla difesa. Tanto per iniziare. E abbiamo visto in tutti gli ESA esistenti, tranne quel povero pirla di Broly Super Saiyan 3. I malus sono stati tolti. E poi aveva aumento attacco flat. Che non sta a dire nulla con i numeri che abbiamo raggiunto. Ora, per come ha strutturato Broly, chi ha prestato all'ESA si è fumato qualche canna, perché non solo gli è andato quello, ma gli è andato anche colpi critici contro il 60-70% del gioco. E ora capisco tutto quello che volete, ma sì, Broly è esagerato. Broly l'hanno fatto eccessivamente forte. Ma anche qua, siete sicuri che Broly l'abbiamo fatto forte? Quello che voglio farvi capire è che essendo uscito Broly e Gohan, essendo loro due, è scontato che uno sia meglio dell'altro. Bisogna vedere il terzo. Se ci fanno, spero Rosemasu che l'ho portato a full ability di recente, ci fanno Rosemasu durante i KK, anche se durante i KK non ha senso che facciano nessuno di loro, probabilmente faranno un LR class come per l'universale, però se il preso PG è Rosemasu o Trunks o Majeta, tutti quanti li ho, quindi non mi cambia, e lo fanno barato come Broly, allora sì, ci sta a dire cazzo Gohan l'avete fatto troppo scarso, Gohan è un PG fatto male, e allora sì, allora in quel momento gli darei anche dei meriti. Il tier A più, che comunque è un tier a mio avviso onesto,
per un PC di 4 anni che ha avuto una rinfrescata, che offensivamente fa male, e che adesso riesce a non morire per far quel male, se mi fanno un maggetta barato come Broly, ciao Gohan. Se però mi fanno maggetta come Gohan, quindi forte, figo, ma non barato, e così mi fanno anche Trunks e anche Rosemasu, forti, fighi, ma non barati, e di questi in realtà quello che mi preoccupa di più è Rosemasu, perché sia Trunks che Vegeta possono avere delle V2, Rosemasu no, Broly non ha un LRV2, perché gli altri due Broly LR hanno altri nomi, Gohan ha una sua V2, Vegeta può avere V2, può avere Dokkan Fest V2, quello che volete, Trunks ha una V27 tra un po', TPG con lo stesso nome. Mentre Rosemasu, Black Rose e Zamasu oggi non ha una V2. A oggi è unico. E come Broly, non c'è un altro PG con quel nome. E sì, potete dirmi di Broly esiste, bene o male, il Broly STR e il Broly fisico, che sono V2 e V3. No, anzi, Broly STR è la V2 di Broly STR primo. Ma il primo era già uscito ed era morto da secoli. Broly fisico ha lo stesso nome, ma non è lo stesso PG. Quindi, ok, e poi Broly, ripeto, quello che hanno fatto è stato togliergli un malus e un flat. Hanno dovuto inventarlo con valori, probabilmente non l'hanno beta testato bene. Se voi mi fate altri PG a livello di questo Gohan, il problema non è in questi PG, il problema è in Broly. E che Broly l'hanno fatto barato. Voi vedrete l'ultima delle ROAD che me la fa solo Broly. Io non porto neanche oggetti per giocare. Io mi porto un oggetto che mi fa reggere quel turno, poi Broly shot. Oggetto che mi fa reggere un turno, Broly shot. Se io ragazzi vi porterò, ve lo giuro, appena mi ricordo, l'Extreme STR Super Battle ROAD doppio Broly con i Saibam. Mio e Feliciano, che full ability quello di Feliciano. E non vi dico come finisce quella povera ROAD. Pregate Dio che non mi escano i nemici da 5. Perché se escono quei poveri cristi, è buonanotte. Quindi quello che voglio far capire è di non vedere a questo PG a oggi come una merda. Perché non lo è. Per me non lo è. È sottotono rispetto alle aspettative, ma magari alle aspettative sbagliate. Perché aspettarsi forte come Gokusa è una cazzata di base. Tanto forte come Broly ci sta, ma d'altro canto bisogna capire cosa vogliono fare. Altro motivo per cui questo Gohan non lo po potrebbero non averlo fatto molto forte e faranno forte gli altri è Gohan LR Tech. Nell'update che hanno fatto ieri, che è entrato in vigore oggi, hanno fatto una suddivisione delle special in quattro diversi tipi, con quattro diversi simboli nuovi. Ora, la mia speranza è che sia un'evoluzione delle leader skill e delle passive, cioè che d'ora in poi vedremo proprio delle leader skill incentrate sul tipo di special. Quello che vorrei io è una leader skill divisa in class, è un class leader classico, con però i PG della category Pinco Panco hanno 150% di tutto quanto, i PG della categoria Pinco Panco che hanno anche la categoria di attacco X hanno 180%, o al contrario, i PG con la spada tipo nuovo Trunks LR V2, i PG con la spada hanno 120% di stats, se sono PG con la spada Future Saga hanno 180% di stats. E questo può essere interessante, perché potremmo iniziare ad avere molti più PG come quei bastardi di SC 17, di 17, di come minchia si chiama il drago della di Vush, no, non, vabbè, il drago del tuono di quella rival del cavolo che mi ha tenuto 50 minuti con un team che assorbono e tirano tutti i colpi, magari riceve un più danni dall'altro, obbligandoti a non seguire più l'idea team che fa più danni, chiudo. No, ma intercambiare nel team alcuni PG con un tipo d'attacco e altri per massimizzare il danno contro determinate fasi, e
E già mi vedo gli Ozaru deboli al taglio per chi può tagliare la coda, gli androidi deboli ai pugni perché possono assorbire l'energia. Capite cosa voglio dirvi? Poi a quarto tipo non ho capito che minchia è, ma particolare, perché c'è chi, pugni, spade e un altro quarto tipo che non mi ricordo neanche cos'è. E io vi ricordo che lui ha la Kamehameha padre-figlio doppia, che ringraziamo Dio hanno cambiato d'animazione perché era la cosa più brutta mai vista in Dokkan. L'altro Gon però ha il pugno, perché l'altro Gon è di Bojack, questo è di Cell. Quel pugno è fisico, questa è una special, e onda energetica è energia, cioè non è energia per adesso. Hanno messo questo Gon a livello del tech, circa, poi dovete vedere bene i calcoli e tutto quanto, forse un po' superiore, un po' inferiore, però sono due PG adesso alla pari a parità d'ability. Il tech sta sopra a prescindere però in danno perché ha comunque critico innato. Lui potrebbe stare sotto sopra difensivamente, dato che ha difesa, evasione innata. Bisogna vedere un attimino varie cose, però. E quindi potrebbero aver fatto un PG equilibrato a quello già esistente per dare scelta per eventi futuri. Poi magari mi sto inventando tutto, esce il prossimo LR, è forte, e io torno indietro e dico, vabbè, Gon è una merda, avete ragione. Ma con l'info che abbiamo ora, definirlo già una merda, per me non ha senso. Non siamo davanti al 40esima LR pullabile ESA. Sono davanti alla terza, di cui sono seconda della sua fascia temporale. È come se iniziavano a uscire. Ecco, ho l'esempio perfetto. Inizio di Dokkan, esce Broly, poi esce Cell. Broly ti fa torneo da solo. Broly attacca 20 nemici, velocizza la marea. Se devi prendere Ki e farlo andare in special, link a me, non è un Saiyan e altro, devo già pensare di merda. Quando poi, a rigor di logica, col senno di poi tutto quanto, Broly si è giocato solo nel torneo dopo un po', se ancora oggi si gioca con l'ESA. Se il Tech ancora oggi sono il primo a giocarlo. Perché comunque un PG che può darmi le sue soddisfazioni. È invecchiato tanto, ma tanto, però mi dà le sue soddisfazioni. Quindi attenti, e questo magari lo dico anche ai colleghi, a definire un PG di merda, perché la gente poi ci finisce per credere. Potrebbe diventare deludente come PG, ma se e quando ci saranno motivi. Questo non è un PG di merda, perché se questo è un PG di merda, Goku è piccolo, non voglio sapere cosa sono. Cioè qua abbiamo 20 categorie in cui puoi in tutte giocare. Goku è piccolo, ne hanno 4, a malapena giocano. Goku è piccolo, hanno altri vantaggi, non sono ESA, hanno altre cose che funzionano, ma cioè, capiamoci. So via. Quindi a mio avviso non è una delusione, però ripeto, fatemi la prossima LR sbroccata come Broly, e allora l'unico motivo per cui non avete fatto lui sbroccato è che esiste Gon LR Tech V2, che a meno di un anno di vita la gente la può volere. Se facevate lui forte, non vendavate se facevate una sua Legendary Summon in futuro. Tutto questo video è durato molto perché è stata un'analisi molto sul PG, per questo l'ho fatto uscire subito, per questo, oltre al fatto che non ci vuole un cavolo a finire il suo ESA, quindi l'ho potuto testare, poi non c'è molto a testare, se offensivamente cambia di poco nulla, ci cambia la difesa, ma quella non ci vuole un genio a vedere tutto quanto. Quindi ho voluto far uscire questo video subito, mi aspettai i soliti giorni proprio per parlarvi di questo. Ditemi cosa ne pensate tutto quanto. Noi ci vediamo nel prossimo video, e se riesco questo fine settimana vorrei portare Alchemy Star e forse My Hero Academy, solo che finisce l'evento a molto breve. Quindi non so, magari ditemi voi, io vi ho detto quali sono i tre giochi che vorrei portarvi. My Hero Academy, Ultra Impact, non Strongest Hero, tranquilli. Strongest Hero, boh, non, boh, diciamo solo quello. Ultra Impact invece è davvero carino, io ho preso anche l'All Might Free to Play, UR, quindi anche tante belle cose. Oltre ad aver trovato Endeavor, che sono usciti allo stesso tempo in entrambi i giochi. Fai sapere un pochino cosa vorreste tra quello, Alchemy Star o Crash Fever. A prescindere Crash Fever, la settimana prossima qualcosa ci porto perché c'è il sesto anniversario. E alla prossima ditemi cosa ne pensate. Buona serata.